episodio di Viola Youth. Oggi andremo a conoscere un'altra giovane promessa del calcio viola e lo facciamo da qua, dal manto erboso del Franchi. Vediamo se tramite queste immagini riuscite a riconoscerlo. Lorenzo, proprio da qua, dal Franchi, che voglio subito parlare di uno degli ultimi obiettivi raggiunti, ovvero la vittoria della Supercoppa. Beh sì, è la seconda Supercoppa di fila che vinciamo, quindi siamo felici, il gruppo è felice. Poi comunque giocare queste partite è sempre un'emozione, che sono partite importanti, una finale contro l'Inter, quindi è stato veramente bello. Tre gli anni consecutivi in maglia viola, quante coppe hai vinto? Tre, e speriamo di vincerne altre due quest'anno, perché manca Coppa Italia e campionato e possiamo farcela. Quanto è importante il gruppo squadra? Io vi vedo sempre prima delle partite, gli allenamenti, siete tanto uniti. Beh sì, è molto importante, siamo un gruppo molto compatto, ci vogliamo bene e anche lo staff comunque ci sta molto dietro e ci dà una mano in tutto. C'è un giocatore al quale ti ispiri? Sì, c'è Sergio Ramos, sono innamorato di lui per come affronta le partite, il suo essere leader in campo. Quindi non solo a livello di gioco ma anche a livello caratteriale? Esatto, sì, soprattutto a livello caratteriale. Tu sei un po' leader in campo? Essendo comunque uno dei più grandi della squadra, sì, diciamo che mi piace aiutare anche gli altri e comunque sempre con una parola positiva. Data appunto la tua età, sei un 2003, il prossimo anno che obiettivi hai? Sì, il mio obiettivo per il prossimo anno è crescere, che è quella la cosa fondamentale, e poi il prossimo anno sarà il primo anno comunque tra i grandi, possiamo dire. Sì, effettivamente. Si sentirà secondo te il salto? Sinceramente non saprei, però alcuni allenamenti della prima squadra li ho fatti e diciamo che è più impegnativo, questo sì. Hai delle ricorrenze particolari pre o post gara? Sì, prima di spegnere il telefono ascolto sempre la stessa canzone e per darmi la carica, che diciamo. Canzone? Di Capo Plaza, l'artista Capo Plaza. Quanto soffri le partite? Ma no, in realtà sono tranquillo, possiamo dire, sono concentrato, tranquillo, però non entro mai in campo. Con l'ansia? No, esatto, no. Adesso facciamo una challenge, due tocchi citando gli stadi della Serie A. Chi sbaglia o ripete, perde. Ok? Sasso, carta, forbice per la palla. Sasso, carta, forbice. Tua. Franchi. Zini. San Siro. Hai vinto. Lo so. Sappi che non ti ho voluto far perdere, non mi sono impegnata troppo. Meno male non abbiamo scommesso niente. E adesso andiamo su Lungarno, si mette in difficoltà in un altro modo. Ho detto che ti avrei messo in difficoltà, ma oggi sono buona, quindi lasciamo stare questa parte. Parliamo invece di Firenze. Sei nato e cresciuto qua. Cosa vuol dire per te vestire i colori viola? Per me indossare i colori della Fiorentina motivo d'orgoglio e comunque la città in cui sono nato, quindi mi rende pieno di gioia. E poi penso sempre che tanti vorrebbero essere al mio posto e quindi è un motivo in più per fare qualcosa di importante. Chi sono le persone o la persona che ti è stata più vicina in tutto il tuo percorso calcistico? Le persone sono due, sono i miei due fratelli, sono più grandi di me e cercano sempre comunque di darmi consigli per aiutarmi e farmi crescere. La partita o il gol che ti porti nel cuore? La partita è il derby contro l'Empoli quest'anno, finito 1-0 con il mio gol di testa e quella è stata per me una partita importante, perché comunque decidere il derby è sempre molto bello. Io sono curiosa del rapporto con i tuoi compagni, perché come parlavamo prima siete super uniti, quindi chi è tipo il più divertente nello spogliatoio? Vabbè, mi ammazzo delle risate con Capasso, che è molto, molto divertente, comunque napoletano, mi fa molto ridere, anche con Falù, che lui è molto scherzoso, con Biagetti. Invece il più serio? Vigiani. Vigiani è serissimo? Sì, Vigiani è un ragazzo molto serio, poi che c'entra, anche lui gli piace ridere e scherzare, però lo vedo molto, molto serio. C'è qualcuno che all'interno dello spogliatoio vi dà consigli di stile, è fissatissimo con i vestiti? Io sono comunque molto fissato sui vestiti, poi c'è anche Krastev. Per questo episodio di Viola Youth sono stati i tifosi a fare il tuo nome.
Invece per il prossimo vorrei che tu mi facessi due nomi dei tuoi compagni di squadra e poi lasciamo ai tifosi scegliere chi tra i due. Va bene. Tommaso Martinelli e Michael Caiodé sono i due nomi. Quindi Martinelli e Caiodé, scriveteci nei commenti chi volete conoscere meglio. Oggi abbiamo conosciuto meglio Lorenzo Lucchesi e da Firenze è tutto.